Assistiamo con disapprovazione a continui abusi penali, a discariche abusive. Dalla nostra la forza della denuncia, delle pesanti responsabilità della giunta Saitta per aver avallato la politica delle discariche, per aver avallato il porta a porta spinto che ha prodotto rincari a danno dei cittadini, per aver articolato il territorio provinciale in 8 consorzi di bacino che hanno prodotto in aziende pubbliche, che hanno prodotto buchi di bilancio, e non è un caso che tutti i nominati a capo di questi enti sono esponenti del Partito Democratico e dei partiti del centro-sinistra. Sì, su questo tema intanto ci teniamo ad esprimere la completa solidarietà rispetto agli amministratori che sono stati coinvolti in questa vicenda. Siamo sicuri che la Procura sta facendo il suo dovere, la giustizia farà il suo corso e sicuramente gli amministratori che sono stati coinvolti usciranno in maniera nitida e pulita da questo spiacevole accadimento che li ha visti coinvolti. È sicuramente importante sottolineare come la Giunta Saitta in questi anni ha però affrontato di petto la questione dei rifiuti, affrontando una situazione di emergenza. Noi non ci troviamo in una situazione come quella della Campania e questo non può essere considerato un caso, può essere soltanto essere davvero considerato come un risultato politico della buona gestione dell'amministrazione Saitta e di tutte le amministrazioni comunali che hanno aderito al piano provinciale dei rifiuti, che ad oggi vede una situazione in evoluzione, delle discariche che vengono ampliate per sopperire alle esigenze di conferimento che ci sono ancora sul territorio, nella prospettiva dell'utilizzo del primo termovalorizzatore nella stazione di Gerbido e del secondo termovalorizzatore che verrà previsto nella zona nord della provincia di Torino. Ma innanzitutto bisogna tenere presente che ultimamente proprio sulla stampa nazionale, fatti gravi che sono accadute di discariche scoperte, non ultimo quella a Napoli, dove tutto il nord portava i rifiuti pericolosi al sud. Ora, si pone un problema. Vogliamo combattere questa piaga? Io penso che sia giusto che gli enti pubblici si pongano questo problema. In questo caso, proprio perché fatti sono avvenuti anche nel nostro territorio provinciale, io personalmente, come ufficio di presidenza, ho dato un incarico per fare una valutazione su quelli che sono i rifiuti pericolosi nel nostro territorio. Io penso sia compito nostro far sì che fatti gravissimi in questo senso non accadano più, almeno tentare di porre rimedio.